Abbiamo bisogno dello Spirito Santo che ci guida, perché come ha detto Gesù, ha detto tramite il profeta Giovanni Battista, l'uomo non può ricevere nulla se non gli scende dall'alto. Perciò tutto ciò che noi abbiamo, possediamo e possiamo fare è tutto un dono tuo e noi ne abbiamo la piena consapevolezza. Grazie, Signore, nel nome di Gesù Cristo il Signore. Allora inizierò, come ha detto alla regia, un pochettino parlando di Abacuc. Brutta è la guerra in ogni tempo, in ogni generazione. E quando accade, Signore, provoca morte e distruzione. Noi continueremo ad aver fede in Dio, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. Oh, per fede vivrà. In greco si dice, per chi vuole imparare oppure vuole sentire, o dedikaios ekpisteos zesetai. Alleluia. Allora Abacuc 2:4 è scritto: il giusto per fede vivrà. Poi l'apostolo San Paolo prende questo testo e parla della fede, la fede in Cristo. Come dice in Romani, capitolo 1, versetto 17, alleluia, il giusto vivrà per la fede. E poi io non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Prima soltanto credevano il popolo ebraico, e poi con l'incarnazione che Gesù, il figliolo di Dio, si è fatto figliolo dell'uomo. Allora, la grazia è per chiunque invoca il nome del Signore. Cara ascoltatrice, caro ascoltatore, tu puoi invocare il nome del Signore questa sera e puoi dire: Signore, io mi pento di tutti i miei peccati, perdonami, ho bisogno di te, lavami col tuo sangue prezioso versato sulla croce per me. Signore, grazie perché mi hai riscattato e io posso entrare, Signore, come una tua pecorella nel tuo ovile santo. Ed ecco che ad un certo punto tu diventi una figliuola di Dio, un figliuolo di Dio, come dice Giovanni capitolo 1 dal versetto 9 al versetto 13. Allora, la luce, stava venendo la luce nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce. Perché? Perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non si hanno manifestato. Ma per i figlioli di Dio, alleluia, vengono alla luce perché le loro opere si debbono manifestare. Perché? Perché sono fatte in Dio. Perché Dio prepara tutte le buone opere per noi affinché noi le pratichiamo. Alleluia. Come capitavano le cose barbariche millenni, secoli fa, quando arrivavano i caldei insaziabili per accumulare ricchezze, conquistare, saccheggiare altri popoli per ammassare ricchezze. E ora dove sono i caldei? Amen? Le case costruite con tanti sacrifici e fatiche, ridotta a un nulla, con una semplice bomba. Boh, e la casa va in frantumi con tutte le persone, con tutte le cose che ci stanno dentro. Oh Signore, aiuta il tuo popolo e libera il tuo popolo dalla guerra. Ma anche in queste cose si vede la cattiveria degli uomini e la fedeltà e la bontà di Dio. Oggi ci insegna Dio con la preghiera del profeta Abacuc: Signore, ho udito il tuo messaggio e sono preso da timore. Signore, dà vita all'opera tua nel corso degli anni e nel corso degli anni falla conoscere. Nello sdegno, ricordati di aver pietà. Abacuc 1:1, 1:2, versetto 1 e 2, poi Abacuc 3, da 16 a 19. Ho udito, le mie viscere fremono, le mie labbra tremano. A quel rumore un tarlo mi entra nelle ossa,
Io tremo ad ogni passo, ecco chi sta vivendo la guerra. Noi vogliamo pregare per loro, amen, che il Signore possa subito mettere pace. Ti preghiamo, Padre Santo, nel nome di Gesù. Aspetto in silenzio il giorno dell'angoscia, quando il nemico marcerà contro il tuo popolo per assalirlo. Infatti, il fico non fiorirà. Non ci sarà più frutto nella vigne, nelle vigne. Il prodotto dell'olivo verrà meno, i campi non daranno più cibo, le greggi verranno a mancare negli ovili e non ci saranno più buoi nelle stalle. Ma io mi rallegrerò nel Signore, esulterò nel Dio della mia salvezza. Dio, il Signore è la mia forza, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Alleluia! Come dice Isaia, capitolo 40, versetto 30, i giovani scelti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile. Alleluia! Camminano e non si stancano, corrono e non si affaticano. Alleluia. E così il Signore, per opera sua, per grazia sua, egli renderà i miei piedi come quelli delle cerve e mi farà camminare sulle alture. Alleluia. Ed è meraviglioso, ho udito, le mie viscere tremano, le mie labbra tremano. Alleluia a questo rumore, rumore di bombe. Pericolo, le persone non hanno più una casa, non hanno più niente, si portano semplicemente nemmeno una valigetta perché per la paura, per la velocità, per la fretta di lasciare le cose, per la paura. Alleluia. Ma il Signore è colui che prende cura di noi. Alleluia. Padre Santo, Signore, fa che ogni giorno ascoltiamo la tua parola. Cerchiamo il tuo volto, noi come siamo veniamo a te, perché solo tu ci insegni la via della vita e ci guidi per il sentiero diritto. Non farci mai deviare né a destra e né a sinistra e fa che seguiamo sempre le tue orme. Alleluia. Come tu hai detto in Marco, venite dietro di me ed io vi farò diventare pescatori di uomini vivi. Ecco, come il Signore come ha operato tanti anni fa per gli apostoli, alleluia, per i suoi discepoli, Gesù Cristo è sempre lo stesso, era, è e sarà in eterno, e così ha operato anche per noi. E come i discepoli andavano in tutto il mondo a predicare il Vangelo, così lo possiamo fare anche noi, soprattutto anche col mezzo della televisione. Grazie perché il Signore sta usando il fratello veramente è meraviglioso, il fratello, alleluia, mi è venuto il cognome, non mi viene subito in mente, ma non è problema, alleluia, fratello Cataldo, che il Signore lo possa benedire a lui, alla famiglia e anche investire sempre di più, alleluia, per la televisione, perché appunto attraverso il mezzo della televisione il Vangelo entra nelle case delle persone, però Dio ci darà grazia attraverso la predicazione del Vangelo che qualche anima, alleluia, qualche anima sincera, alleluia, apre il cuore e fa entrare Gesù nel suo cuore. Allora vedrà la liberazione, vedrà la guarigione, vedrà il cambio della sua vita e vedrà come il Signore prende il timone della barca della famiglia, alleluia, e la conduce al porto desiderato. Ed è veramente meraviglioso. Vogliamo dire, Signore, grazie, aiutaci tu, Spirito Santo, alleluia. Il Vangelo è un tesoro prezioso, rinchiuso in un vaso di terra che è il nostro cuore. E questo vaso di terra, per la grazia di Dio, diventa un vaso eccellente. Alleluia! Il vaso eccellente del nostro cuore, perché il nostro cuore non è più nostro, lo abbiamo dato a Gesù.
Gesù l'ha fatto prezioso, l'ha reso eccellente e lo Spirito Santo, alleluia, lo ringiovanisce continuamente, alleluia, e comunica la sua giovinezza al vaso che lo contiene, al Vangelo, contenendo il Vangelo, uno contiene la volontà di Dio, l'amore di Dio, la grazia di Dio, il perdono di Dio. È meraviglioso, siamo stati accolti, siamo stati perdonati, siamo stati trasformati. E questa è la buona notizia del Vangelo che noi stiamo portando nelle vostre abitazioni, carissimi amici, carissime amiche. Alleluia, pensate a questo tesoro. Ditelo a Dio, Signore, fa che il mio cuore diventa veramente un vaso eccellente, Signore, come tu desideri. E una volta parlai con un vasaio che mi disse che quando lui doveva fare i vasi, diciamo, pitturare, doveva fare dei disegnini, e poi quando doveva fare un disegno, sopra l'altro disegno doveva sempre passare un'altra volta attraverso il forno, attraverso il fuoco. E così fa anche il Signore con noi. Attraverso le prove ci fa crescere, alleluia, perché noi nelle prove invochiamo il Signore come Giona, dal fondo della mia ristretta, invocai il Signore, alleluia. E poi il Signore lo riscattò, lo liberò, alleluia. E poi lo portò secondo a predicare a Ninive, va bene? Ed è veramente meraviglioso quello che Dio può fare. Giona, l'evangelista dell'Antico Testamento, alleluia, non voleva andare dai nemici perché aveva la mentalità antica e non voleva andare dai nemici a predicare il Vangelo. E poi tutta la sua storia è meravigliosa. Il Signore poi lo prende e lo porta là, alleluia. E quando lui questo pesce che diciamo che ingoia Giona e poi lo va a sgorgare sulla spiaggia di Ninive, allora lui comprende che Dio ha detto: va bene, allora non posso non predicare il Vangelo a questa nazione. Ninive, Ninive, ravvedetevi, perché fra 40 giorni sarete distrutti. Alleluia. E così, cominciando dal re, tutti i capi, alleluia, tutte le persone importanti, tutti, anche i nobili e i plebei, tutti quanti si convertirono, si coprirono di sacco la cenere in testa, si ravvidero e fecero digiuni, digiunarono, e non soltanto loro, ma anche le bestie. E dopodiché Dio non distrusse più Ninive, ma si convertirono 100.000 persone, alleluia! Ed è veramente meraviglioso quando il piano di Dio si attua nella nostra vita. Vieni Gesù, dolce Spirito Santo, guida la nostra parola, guida i nostri passi, alleluia! E fa che possiamo seguire le orme del Signore Gesù. E quando seguiamo le orme del Signore Gesù, allora noi saremo cambiati, trasformati, impareremo ad assomigliarlo per simbiosi, alleluia, e diventeremo quasi quasi uguali a Gesù. Ed è meraviglioso quello che Dio può fare per noi. Carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, ascoltate la parola del Signore. Ha detto così Abacuc: verrà il tempo che non ci saranno più i buoi nelle stalle, né le pecore, i greggi di pecore, la vite non darà più il frutto, le sue uve saporite. Forse si suppone, non lo so se sia la bomba atomica, non so niente di queste cose qua, non sappiamo. Però in tutti questi mali che vengono, anche se io sono, ma io confido in te, Signore, come è scritto, alleluia, il giusto vivrà per la tua fedeltà, oh Signore, perché Dio è fedele, alleluia, e ci ha promesso di proteggerci, ha detto: io non vi lascerò e non vi abbandonerò, alleluia. E così dalla giovinezza, alleluia, alla vecchiaia,
Non abbiamo mai visto un giusto abbandonato, dice Davide, e né la sua progenie elemosinare il pane, perché Dio provvede abbondantemente, ci aiuta con la sua grazia, con il suo amore e ci libererà anche da questa bruttissima guerra. Le armi sono micidiali, non è più come una volta si ammazzava con la spada, con le lance, adesso una persona alla volta, ma allora oggi 1 milione di persone con una sola bomba, Signore, liberaci dal male. E così sia, ti preghiamo, liberaci dal male. Questa preghiera noi la dobbiamo sempre fare, perché venga la pace di Yahweh, venga la pace di Cristo nella nostra vita, come Gesù ha detto, ha salutato anche agli apostoli. Prima Gesù, quando ha mandato i suoi, ha detto: in ogni casa che voi entrate, salutate, pace a questa casa. Amen. E poi, quando lui è risorto, i discepoli tutti impauriti, rinchiusi, Gesù a porte chiuse, alleluia, è entrato dove stavano loro e ha detto: pace a voi. Ed è meraviglioso questo. Gesù viene dove noi abitiamo. Lui sa dove abitiamo, sa dove noi stiamo. Alleluia! E quando Dio disse vicino ad Adamo: Adamo, dove sei? Non perché non lo sapeva, ma voleva dire: dove sei caduto, figlio mio? Ecco, e Dio ci vuole aiutare questa sera e ci aiuterà. Voglio pregare per voi, tutti quanti voi che avete ascoltato. Padre Santo, è nel nome di Gesù Cristo che veniamo davanti a te e ti benediciamo innanzitutto per tutto quello che hai fatto per noi, per quello che stai facendo e per quello che farai, perché tu ci hai insegnato a lodare il tuo nome, a benedire il tuo nome anche nelle difficoltà. Quando Giobbe ebbe quella problematica così grande, la moglie gli disse: temi Dio, lodi Dio e muori. E Giobbe disse vicino alla moglie: tu parli come una donna stolta. Abbiamo ricevuto le cose belle dal Signore, le cose buone, e adesso che siamo messi alla prova, non lo dobbiamo ringraziare. Io ringrazio il Signore. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. E in tutto questo, dice la parola di Dio, Giobbe non peccò. È meraviglioso quando adoriamo il Signore, quando lo ringraziamo, quando noi viviamo la vita proprio alle sue dipendenze, comprendiamo che Gesù è il pastore e noi siamo sue pecorelle. E allora Gesù ci conduce nel suo vino meraviglioso e Signore, non ci fa mai mancare niente, sì, Signore, sì, nelle acque tranquille e nell'erba verde. Amen. E Gesù lo ha dimostrato con 5 pani e 2 pesci. Alleluia, il buon pastore a tutte le pecorelle, 5.000 pecorelle, oltre alle donne e ai bambini, gli ha dato da mangiare in abbondanza. Tutti si saziarono e rimasero ancora 12 ceste Gloria piene al tuo per ogni nome, discepolo. Signore. Ecco quello che fa il Alleluia. Signore. Dio non ci abbandona. Amiche e amici, Dio non ci abbandona. Lodiamo il Signore, ringraziamolo perché Dio prende cura di noi. Dio vi Alleluia. benedica. Shalom.